Un malessere ha lottato per 30 anni la vita del famoso interprete e produttore, una malattia da cui Terence Hill non può guarire. Una vita in nome della riservatezza, che è condotta da Terence Hill, alias Mario Girotti. L'attore, produttore e regista italiano, di origini italiano-tedesco, non mai fatto dichiarazioni sorprendenti sulla sua vita privata, ma ciò non ha impedito la tragedia che ciò l'ho colpito da lui per diventare di dominio pubblico. Nato a Venezia, Hill è considerata una delle facce più iconiche del cinema italiano, in particolare per i suoi ruoli nei film spaghetti occidentali degli anni 60 e 70 insieme all'amico e partner cinematografico Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli, che cammina nel 2016. Tuttavia, carriera Hill è stata segnata da un lungo periodo pausa, iniziata nel 1992, a seguito un terribile incidente che ha segnato la sua vita e quella tutta sua famiglia. Una famiglia unita al dolore Terence, loro, Jesse. Nel 1967, Terence sposò Loro Zwickelbauer, un americano di origini tedesche come il marito. La coppia ebbe un figlio nel 1969, Jess, nato a Los Angeles, si impegnò anche nel campo del film. Pochi anni dopo, la coppia decise di adottare un secondo figlio in Germania, Ross. Nato nel 1973, Ross Hill è noto al grande pubblico per aver recitato con suo padre in due film già fin dalla fortunata serie Luke quando, all'età di 16 anni, un incidente fatale ha concluso la sua giovane vita. Una vita è finita troppo presto, Terence lo piange ancora. Era il 30 gennaio 1990 quando, a causa di una lastra di ghiaccio, l'auto in cui Ross ha viaggiato e il suo amico Kevin sbuffò e finì contro un albero. Il rischio morì all'istante. Da questo doloroso evento Terence Hill non si è ripreso facilmente, e probabilmente non completamente punto più di 10 anni, dando una fermata alla sua carriera, ricominciano solo con Don Matteo e con il trasferimento dagli Stati Uniti a Gubbio, dove risiede ancora. Forse Terence aveva bisogno di allontanarsi dal paese che ha colpito la vita del secondo bornato adorato.